Aveva uno sguardo che ti attraversava, così l'attore presentatore Vincenzo Bocciarelli ricorda il suo incontro personale con San Giovanni Paolo II. Lo ha ricordato a San Ferdinando di Puglia nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti dedicati al santo venuto dall'est. Se correggete, correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sulle ali dell'arte lo considero un po' un punto d'arrivo di questo percorso che già illo tempore nacque dall'incontro con San Giovanni Paolo II, perché sono quegli incontri che tatuano per sempre nella vita, no? L'intensità e quella luce speciale. Giovanni Paolo II ebbi il privilegio, insomma, di poterlo incontrare, toccargli la mano, durante una conduzione nella Sala Nervi. Nel giro di pochi giorni presentai un grande evento per i Gen Rosso, sempre nella Sala Nervi, il compleanno di Sua Santità, e dopo pochi giorni un evento importante dedicato a Don Orione, Tutti i colori del mondo, dove recitai dei brani dedicati a Don Orione di fronte a Sua Santità, a San Giovanni Paolo II. È stata una delle cose più emozionanti e più uniche della mia vita, carriera anche come attore. Alla fine di quel momento gli mandai un bacio, un saluto. Lui era seduto dall'altra parte dell'immensa struttura della Sala Nervi, e questo è un ricordo bellissimo. Però ho provato anche un grande senso di responsabilità poi, perché quello sguardo ravvicinato con lui, che mi ha veramente attraversato, aveva questo sguardo intenso che andava veramente all'infinito, e da quel momento ho detto: qui però mi devo mettere a frutto, sempre con grande umiltà, però cercare di essere uno strumento di un qualcosa che possa servire anche di supporto al prossimo. E per questo nasce durante il lockdown il Bocciarelli Home Theater, da cui è nato Sulle Ali dell'Arte, un modo per sopravvivere alla pandemia attraverso la bellezza dell'arte. Preghiera di Sant'Agostino.